Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Allora, scusatemi se mi vedete con la cuffia, ma questo la cuffia mi serve per gli appunti che ho scritto qua sul computer, perché se no io non vi saprei dire non mi ricorderei i prezzi dell'iPad, insomma alcune caratteristiche dell'iPad, quindi ho delle cuffie dove leggo alcune cose. Allora, partiamo. L'iPad Pro, ecco qua. L'iPad Pro, come voi sapete, ora levo la cuffia, tanto non devo sentire niente. Come sapete, ieri è stato presentato all'evento Apple, oltre al Mac, anche l'iPad, il nuovo iPad Pro. In questo video ve ne riassumo tutte le novità. Allora, intanto c'è l'iPad Pro in due versioni, 11 pollici e 12.9 pollici. Per quanto riguarda il design, io intanto qua me lo leggo, per quanto riguarda il design, ecco qua, perfetto. Come per il design abbiamo un, ecco qua, ve lo dico, ecco qua. Da 11 pollici, ovviamente. Allora, dimensioni sono da 246 millimetri per 10, per 6, poi vabbè, peso 468 grammi, poi per l'iPad Pro da 12.9 è 490 880 e 6 mm e un peso di 661 grammi. Ovviamente un po' abbastanza leggero, però un po' abbastanza pesante, però va bene. Poi passiamo alla novità più succosa, il Face ID. Il Face ID, non c'è il Face ID e si può usare anche in modalità orizzontale. Cosa significa? Significa che ovviamente si può sbloccare anche in modalità orizzontale. Poi non ha ovviamente il tasto on, il tasto home, perché ovviamente è uno smartphone, è un tablet borderless. Poi passiamo ad un'altra novità, cioè USB-C. No, ancora non scorso per gli appunti, ora scorso. La porta USB di tipo C consente, ora tanto questo me lo ricordo, quindi non c'ho bisogno di leggermelo, che poi io non è che mi leggo tutto, mi leggo solamente quello che non mi ricordo, perché alcuni dati, alcune cosine non me le ricordo, però se no insomma il resto me lo ricordo. La porta USB-C consente di collegare un monitor esterno. Cosa significa? Significa, questa è una piccola rivoluzione, significa che io potrei portarmi l'iPad in ufficio, attaccarlo al monitor con la sua tastiera e usarlo come un PC. Quando poi torno a casa, lo stacco dall'ufficio e me lo porto via come se fosse un tablet. Costoso, ma un tablet. Quindi è una cosa fantastica. Ovviamente non si usa come si usa anche come come caricamento, come ricarica. Ovviamente una cosa, non si può ancora connettere dischi esterni, però questo è una cosa, una limitazione del software. Poi c'è una nuova Apple Pencil, che è una Apple Pencil di tipo magnetico, nel senso che per abbinarla al tablet e per ricaricarla si attacca via magnetico, quindi non bisogna più connetterla alla ricarica del tablet
perché l'Apple Pencil ha una ricarica wireless, almeno insomma è più bellina, più carina. Poi, dopo l'Apple Pencil, nuova tastiera Smart Keyboard, che adesso mi copre tutto il tablet, tutto l'iPad sia davanti che dietro, e niente, poi non, insomma, non ha tante novità, basta attaccarla e funziona. Poi, specifiche, adesso vi parlo un po' di specifiche. Allora, sì, io mi sto leggendo gli appunti perché ovviamente mi sono fatto una piccola scaletta per ricordarmi anche per non fare casino nel video. Ecco, dovrei fare così tutte le volte, lo so, infatti lo farò da ora in poi. Allora, intanto c'è un chip a 12 con 8 core e 2 thread per core, mi sembra. Sì, ora non ho voglia di leggere. 2 thread per core. Che può eseguire fino a... Non lo leggo, scusatemi. Non lo leggo. Ecco qua. Che può eseguire 5.000 miliardi di operazioni al secondo. Computer, non te ne lo puoi fare. Poi... la GPU vanta 7 nuclei di calcolo, questo non ce ne importa niente. Oh, una cosa, nell'iPad Pro da 12,9 ci sono due fotocamere, una fotocamera da 12 megapixel che può registrare video in 4K e anche fare video HDR. Inoltre si può utilizzare la fotocamera davanti, che era quella da 7 megapixel, per la realtà aumentata, la realtà virtuale, perché ovviamente il processore consente di fare calcolare tutto questo. Poi cosa abbiamo altro? Sì, nuovi altoparlanti, woofer e tweeted, questa roba qua, non lo so. Oh, invece adesso andiamo a parlare di prezzi. Questi me li devo leggere tutti perché il sottoscritto non se li ricorda. Allora, iPad Pro 11. Allora, intanto vi dico che è in vendita dal 7 novembre. E ora vi dico i prezzi. iPad Pro da 11 Wi-Fi. Allora, da 64 GB, euro 899. 256 GB, da 1.069 euro. Poi 512 GB, 1.289 euro. 1 TB a 1.799. Scusami, forse non l'ho letto bene. No, scusate, avevo letto un pochino male. Non è 89, è 29. Cazzo, 1.700 euro di tablet. Ma non è il prezzo più alto, ve lo garantisco. Poi, i Fat Pro da 11, Wi-Fi più cellular. Vai. Da 64 GB... 1.069 euro. Da 256 GB a 1.239. Poi da 512 GB a 1.459 euro. Da 1 TB a 1.899. Poi i Fat Pro da 12,9 Wi-Fi. 64 GB, 1.119. Poi, 256 GB, 1.289. Poi, 512, 1.509. 1 TB, 1.949 euro. iPad Pro da 12,9, Wi-Fi più cellular. 64 GB a 1.289, 256 GB a 1.459,
512 a 1679. Perfetto. A 1 terabyte a 2119 euro. Porca vita. Ora. Io appena ho letto questi prezzi sono rimasto scandalizzato, perché 2119 euro, se io dovessi spendere anche 1500 euro di tablet, io non mi comprerei un tablet, preferirei comprarmi un Mac, per un semplice motivo: il Mac è molto più, si può fare più cose, tablet per avere questi prezzi è troppo limitato. Quindi Apple dovrebbe abbassare un po' i prezzi. Tutto. Pulsante. Scatto. Metti in pa. 11 minuti. Non c'è da dire molto altro. Io sono rimasto un po' sorpreso, ecco. Comunque, questo tablet verrà rilasciato con iOS 12.1, che verrà rilasciato oggi. Cioè, in questo caso ieri, quindi è stato rilasciato ieri, quindi insomma è già disponibile a download, basta andare su impostazioni generali, aggiornamento software e da lì aggiornate. Poi che altro dire? Ora vi parlo, no, questo scusate, ve ne parlo un altro video. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Metti in pausa, ecco qua, lasciatemi un commento, un like, visitate infocheck.it e noi ci vediamo in un prossimo video. 11 minuti 56 minuti.